Ed un saluto a tutti voi dal vostro Luca DNG, dalla vostra Gelinda. Benvenuti. Half-Life, quella che presumo essere l'ultimo degli episodi. Allora, ci prepariamo per bene, ci ricarichiamo. Levati! E andiamo. Adesso ci dovrebbero aprire il Sono qua su. portale. Dov'è? Esercitate il vostro ipersalto se dovete, ma No. sbrigatevi. Dai, fai, fai. Apri, accendi. Sì, entro oggi. Oh. Posso aprire il portale ora. Il processo è complicato e una volta cominciato non devo essere interrotto o dovrò ricominciare da capo. Non entri nel raggio finché non le do l'ok, capito? Ora comincerò. Capitissimo. Se non sei iscritto, iscriviti, attiva la campanella. Non puoi non farlo con un gioco così, dai. Solo per il gioco già lo devi fare. E se sei già iscritto e hai già attivato la campanella, sarebbe una buona cosa controllarla quella campanella. Controllare che effettivamente sia su tutte le notifiche. Wow. Ah, professore, può fare alla svelta ad aprirlo perché... Ci siamo quasi. Si mette in posizione. Vado? È pronto? Mi butto? Vado? Posto? Vado! Porca. Porca! Fatto! Ne arriva un altro. Ne arriva un altro. Energia ripristinata. 75%. È morto? Sì. Salto! No, aspetta. Provo. Mi faccio malissimo. Penso che mi faccio male a scendere. Io provo. Cazzo male. Male che vada. Mamma. Provo a saltare su quella, aspetta. Ok, fatto. Qua. No, ho fatto... No! Eccala là! Mi sono fatto male ugualmente. Non mi... Qua? Porca! Eri nel buio. Allora, se mi ricordo bene, quest'acqua cura, sì. Aspettiamo. Ok, siamo ricaricati. Possiamo partire e andare. Ma durano. Vabbè che io sto usando anche la pistola base. Ok,
che non so dove l'è entrata. Ehi, a questa distanza mi ha colpito. Ma ho fatto il giro. Ma di qui dovevo passare? Ah, l'avevo visto. Qui è semplice, bisogna solo attivare questi. Non mi ricordo solo se... non arriva nessuno? Posso farlo... tranquillo, proprio. Non bastano, ce n'è una... ah, ce n'è un'altra qua. Mi ricordavo di essere costantemente sotto attacco. Ce n'è una... ok. Fatto. Oh, io avrei fatto... ok, perfetto. Click. Si va! L'antro di Gonark. Cazzo! È lui Gonark, ok. Buongiorno Gonark! Buongiorno Gonark! Mamma mia, buonasera e buonanotte! Pigliati questo e questo! Pigliati questo Gonark. Sì, ma sono... no, no, non riesco. Porco. Gonark. Ok, forse si è girato. No, non si è girato. Pigliati questo Gonark. Se ne va, se ne va. Inseguiamolo. Corriamogli dietro. Sto testicolo ciondolante. Vai, vai, vai. Corri. Allenati. Via. No, mancato. Non so perché è andato là, ma... bene, no. Ciao Gonar. Provo così. Più, 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 più. Più, più, più. Questa si ricarica man mano qui. No, e vabbè, dammi tempo. Puffete, 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 puffete. Ok, no. Ha solo cambiato direzione, ma... te ne vuoi andare? Oh, se ne va. Allora, qua sotto ci dovrebbe essere da riempirsi la vita. Ok. Vita ricaricata. E adesso possiamo tentare di uscire da qua. E corriamo di nuovo dietro a Gonark. Dovrebbe essere venuto da qua. E vabbè, ma per lui. Eccolo! Vede un cazzo. Gonar. Gonar. Ah. Ah, ok, lo piglio da sotto. Te prego io. Porco. Quindi. Mi muovo perché qua sotto ci sono comunque degli esserini che mi toccano. Senza il mio consenso, tra l'altro. Guarda, guarda, poi sono anche semi invisibili. Perché sono i piccoli, sono... quindi sono ancora... Madonna! Oh, si è rotto! Si è rotto tutto! Ok, è morto, è morto.
No, è qua. Che succede? Che succede? Sono sotto attacco. Salta. Madonna. E da qua là. No, devo farmi tutto il giro. Ah, alleluia. C'è mezz'ora solo per fare sto pezzo. Crepate tutti. Non vorrei crepare. Vorrei evitare di crepare. Piu! 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 Facciamoceli tutti così a distanza. È un po' squalido, ma serve. No, mi hanno visto, mi hanno visto. Mi ha visto! Non ci arriva. Allora, perché farlo fuori? Magari possiamo semplicemente passargli a fianco. Andiamo. Invece no! Invece no! Volevi! Io non vi lascio. Di qui forse c'era di nuovo da ricaricarsi la vita. Forse lì dentro. Sì. Bene. Ricarichiamo. E adesso qui c'è un coso di tutto rispetto. Prima faccio fuori te. Poi lo attiviamo, ma gli mettiamo delle trappoline, così che magari si fa già un bel po' di male per i cacchi sui. Ciao! To! No. To! 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 Nonna! E quanto dura! Gli ho buttato tutto, vai, mordilo! Cosa fa? Che sta facendo? Va bene. Un po' di platforming qui. Mamma mia. Vediamo se riusciamo. Vabbè, vaffanculen. Energia ripristinata. 15%. Ok. Si va, si rascia. Si va avanti veloce. Soli. Non siete soli. Beh. Soli. Madonna, è che è una festa. Quest'area sarà un bordello. Più che altro non è che ho molta vita. Dove vai? Ma pezzo di merda, qui ci voglio stare io. E area. Usiamo questa altra parte qui per salire più su.
Area complicata. Quanti ce n'è? Non so neanche se respawnano. Che sono più agitato a giocare a sto gioco che... La mette l'ansietta! Ciao. Sì, ma ce n'è troppo. Il problema è che ce n'è davvero troppi. Devo trovare un'altra fontanella, mi sa. Che dentro quegli affari mi sa che ce ne sono pure degli altri. Proviamo un altro di questi. Così. Oh! Bene. Bene. No. Ci metto 2 ore a cambiare le armi. Almeno abbiamo trovato dei kit e delle munizioni. Ah, anche degli esplosivi. Ah, gli esplosivi sono molto buoni. Bene, bene. Guarda. Prendiamo subito uno. E lo utilizziamo anche belle che subito qua. Bella ce n'è. Mamma mia. Dov'è? Dov'è? Due poi. No. Porca troia. Ho trovato da... E io mi metto qui. Non mi puoi fare niente. Sono nel curativo. Curiamoci. Ciao. Entro. Ispeziono. Vi giuro che non so di qui cosa c'è. Non penso di dover venire di qua, però. La curiosità non è una cosa buona, ma non me lo ricordo questo pezzo. Mi sembra giusto. Sì, sarà anche giusto, ma è un party. No, vabbè. E io come faccio? No, questi. Forse mi conviene nascondermi dietro a quella colonna là e fare le cose da qua dietro. Fangulo. Da qua non dovrebbero potermi colpire tanto facilmente. Mamma mia. No, maledetto. Maledetto. Sì, però non riesco a fare un cazzo. Giuro, io non so da quanto sto registrando, vi farò dei tagli qua e là, ma... Il problema è che io non posso farmi una puntata da 1 ora e mezza, quindi... Non mi ricordavo quanto fosse lenta la sezione finale. Forse... Spero di non dovervi tagliare troppo, perché poi... Ah, far culo! Poi dopo un po' non ho più spazio di registrazione. Però anche io che tento di eliminare i nemici lontani con il pompa sono un genio, no?
vabbè, però posso dire che siamo stanchi di vedere le persone troppo... devi usare quell'arma lì per colpire quel nemico là, perché quella migliore... No, noi siamo qui per giocare come cazzo si giocava all'epoca, senza i perfezionisti, senza i perfettini. Giocare per divertirsi, per godere della trama, della storia e del gioco. E poi quando c'era da giocare online, cioè online, in multiplayer locale più che altro, perché i tornei li facevamo in locale all'epoca, allora lì si tiravano fuori gli attributi e si dimostrava sul campo uno contro uno o deathmatch cosa si sapeva fare. Poi c'era della gente che sbroccava e spaccava tutto, almeno qui da noi. Qui da noi c'era la gente che spaccava facilmente tastiere e mouse durante i tornei. Mi ricordo quelli di Quake e Unreal Tournament, mamma mia. Comunque... io non so... no, ma se ne è liberato uno di quelli grossi. Per fortuna è stupido. Aspetta, non venite a rompermi i coglioni. Ma da dove? Ma non lo vedo... non ci vedo niente. Io sono un po' in pensiero se magari farvi un taglio direttamente a quando arrivo sopra e oltrepasso il portale. Tanto adesso devo di nuovo curarmi, perché di sicuro non vado al portale ridotto a merda così. Quindi devo di nuovo scendere e andare alla... a ricaricarmi la vita. Però magari poi vi faccio il taglio. Dove cazzo devo andare? Madonna! Si incrociano gli occhi. Tanto è chiaro, bisogna salire e entrare nel portale, quindi non è che devo farvi vedere chissà quale cosa di spettacolare. Madonna quanto sale piano. È questo che contribuisce anche ad allungare il tutto. Spero che si capisca dal video quanto rompe queste cose. E di qui? Cosa c'è di qua? Zona segreta. Donna, dove c'è della bella roba da raccogliere? No, 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 amico. Amico bello. Amico bello. Però lì c'è roba bella. Vengo. Dopo ci ritorno. Prima voglio eliminare tutti nella zona. No, 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 scherzavo. Scherzavo. Caputtana. Fermo, se no come ti uccido? Abbiamo già tutta la vita, non serve a niente scendere giù. Mettiamo su. Ma va. Sono più bravo io a casa vostra che voi in casa vostra, assurdo. Lo lascio lì. Eh sì, perché devo un po' giocare di tattica, lasciarmi quando solo mi manca solo il 5% di vita, è inutile fullarsi. Porco! Se poi te ne penti... Ma come fa? Ma spara da dentro! Sì, ma questo è un bug, porca puttana, sparava da dentro. Da dove? No! Che... dov'è?
Poi meno male che ho detto che volevo fare alla svelta. Ho perso solo... Fanculo a tutti voi. Entro. E non entro. Entro. L'ultimo. Sono l'ultimo. Ok. A me sta bene. C'è già il boss, c'è già fatto. Nihilant, mi sa di sì. Freeman. Piacere. Iniziamo. Dovrei distruggere quei cristalli. Adesso vediamo se ce la facciamo. Se andiamo molto bene. In realtà, sapete che non mi ricordo molto bene la tattica. Mi ricordo che gli si apriva la testa, ma... Rifacciamo. Ok. Ok. Porco. Ok. Adesso ci siamo. E prima cosa fatta. Adesso pensiamo un attimo a lui. Ecco, questi portali, se colpiscono, trasportano in un altro luogo. Sarebbe meglio evitare. No, e invece non si evita. A culo. Non siete soli. Soli. Oh, ma voi siete proprio dei... Ci provo, ragazzi, ci provo. Essendo uno scontro boss, non dico lungo, più... perché il problema è che più volte ci manderà a fare ste gite. Potrei tentare di andare un po' più verso la fine dello scontro, perché se no io non so a quanto sto di registrazione, ma siccome vi devo far vedere anche non un solo finale ma due, sbagliato di grosso. Non credo che li sto colpendo. Ok. Oh. Alleluia. È là. A fargli il culo. Sembra che non ne sto facendo niente, ma non è così, fidatevi, gli sto facendo il culo. Appena gli si apre la testa, proviamo a saltare già qua. Eh no, ma non si apre la testa. Abbiamo. Ecco. Si apre. Sto sbagliando, non dovrei. Puttana a te, la razza tua. Guarda che non riesco neanche a sparargli bene a sto pezzo di fango. Aspetta, sta friggendo tutto, forse... Forse scoppia.
scoppia! Che casino! Caricamento. Buonasera. Gordon Freeman in carne e ossa, o meglio in tuta e ossa. Mi sono preso la libertà di liberarvi del peso delle vostre armi. Erano in gran parte proprietà del governo. Quanto alla tuta, penso che ve la siate guadagnata. Il mondo di confine, Xen, è per il momento sotto controllo, grazie a voi. Davvero un bel lavoraccio. Vi siete dato un bel da fare laggiù. Sono impressionato. Quindi? Perché sono qui, Mr. Freeman? Ho raccomandato i vostri servizi ai miei capi e loro mi hanno autorizzato a offrirvi un lavoro. Convengono con me sul fatto che voi abbiate un potenziale illimitato. Bene. Quindi, assunti? A fare cosa? Il cuoco, immagino. T'è dato prova di essere un decisionista. Perciò non credo che avrete problemi a decidere sul da farsi. In realtà sì. Se siete interessato, limitatevi a saltare dentro al portale. Altrimenti, posso offrirvi una battaglia che non avete speranza di poter vincere. Decisamente un anticlimax. Noi li vediamo tutti e due. Siete appena scampato. È ora di scegliere. E facciamo uno dei finali. Quale facciamo? Questo è il finale buono. Saggia decisione, Mr. Freeman. Ci vedremo lassù. Soggetto Freeman stato assunto. Prima assegnazione a seguire. E forse titoli di coda, subito. Ok, adesso carichiamo, ci vediamo l'altro finale. Eccomi! Bene, sembra che non lavoreremo insieme. No, e allora che si fa? Nessun rancore, Mr. Freeman. Nessun rancore, ma io non ho proprio neanche la possibilità di provare. Soggetto Freeman, stato periodo determinato. Il soggetto ha rinunciato all'impiego. Post mortem. Bene, quindi anche per questa fantastica e incredibile serie siamo giunti alla fine. Io spero che vi siate iscritti, che abbiate attivato la campanella e ricordate che potete anche abbonarvi. Se diventate nostri abbonati ci date una mano enorme. Decidete voi se caffè o gold. Caffè semplicemente per aiutarci con un eurino. Gold se volete anche avere accesso a una quantità di video più incredibili. Per questo è tutto. Un saluto a tutti voi dal vostro Luca DNG. Ci vediamo alla prossima. Ciao!